Mister, allora è rientrato dopo una settimana di pausa. Intanto come ha trovato la squadra, in quali condizioni, dopo il pareggio di Rosolini? No, ho trovato dopo pochi giorni una squadra in salute, una squadra che viene da una grossa prestazione, come d'altronde nelle ultime quattro partite la squadra ha dato continuità. Magari i risultati, i punti sono pochi, però avremmo meritato di più. Quindi diciamo un pochettino sono contento perché abbiamo trovato diciamo quell'entità che abbiamo cercato già ad agosto. Oggi l'abbiamo ritrovata e stiamo mantenendo questi equilibri. La squadra è consapevole di quello che sta facendo, sulle proprie potenzialità. L'unico neo è che siamo un po' così al lumicino come giocatori, ma ormai siamo agli sgoccioli anche del mercato, quindi dobbiamo sopperire ancora per 2-3 settimane. Penso che ci sono tutti i presupposti ancora per far bene. Abbiamo due partite difficili e delicatissime, dove per mantenere sempre la, diciamo un po' fare sempre da inseguitrice, bisogna non perdere più punti. Però ci stiamo preparando bene per affrontare l'avversario con tutto il rispetto, con tutte le proprie potenzialità che ci contraddistinguono. E quindi questo. Mister, quindi due partite importanti perché dopo quattro pareggi bisogna cominciare a vincere, sennò la classifica si allunga ovviamente, l'ha detto lei. Ma è normale, l'ho detto, noi purtroppo abbiamo fatto una serie di pareggi che potevano essere vittorie, sfumate diciamo per vari episodi. E quindi sappiamo che tutti abbiamo voglia di vincere, però le partite vanno sempre giocate. E quindi il calcio ci insegna che se non li giochi le partite, oggi si fa fatica. Diciamo, però siamo consapevoli che metteremo il cuore oltre l'ostacolo per queste due partite e cercare di mantenere sempre diciamo, un po' cioè, le prime posizioni della classifica. Grazie mister. Prego.